Ieri sono finalmente riuscito a riempire l'appartamento di Corso Montegrappa 37. Corso Montegrappa 37 è un appartamento con 5 stanze che gestisco da 11 anni, che affitto stanza per stanza. È un tipo di contratto per studenti universitari possibile farlo, non soltanto per l'appartamento intero, ma anche stanza per stanza. Con Paolo, il proprietario, io mi ero offerto di fare questo test, che è 11 anni che porta avanti, quindi non è più un test, e i risultati sono stati ottimi. Ottimi perché la gestione, mi sento di dire, da parte mia è stata perfetta. Oltre alla tipologia di contratto frazionata per 5 stanze, anche il rapporto con i ragazzi è molto positivo. Come lo gestisco? Ho creato un gruppo su WhatsApp con loro, proprio per interloquire tra me e loro e nei confronti del proprietario, facendo da filtro, proprio perché il proprietario vuole avere il suo tempo libero, ha il suo lavoro e non ha il tempo e le competenze e anche tutto sommato le caratteristiche empatiche, diciamola così, per avere a che fare con dei ragazzi giovani con le loro patologie, chiamiamole così. Certo che in 11 anni ci sono stati anche degli incidenti di percorso, perché sono comunque ragazzi giovani, usciti di casa da poco, il militare non si fa più e quindi questa è la loro esperienza di vita che li porta a diventare indipendenti. Io, che poi sono piuttosto scherzoso, diciamola così, mi sono allineato alle loro abitudini, ho instaurato sempre con loro dei rapporti positivi, anche se ci sono stati dei momenti difficili dove ho dovuto alzare la voce, magari anche per iscritto sul gruppo WhatsApp, ma sono sempre riuscito a mantenere dei rapporti equilibrati con loro e dei rapporti trasmessi al proprietario che, se non ci fossi stato io di mezzo, onestamente sarebbero sorti dei bei problemi. Esperienza positiva che quest'anno si conclude finalmente, perché con settembre 2021 siamo riusciti finalmente a riempire tutte e 5 le stanze dove nei mesi precedenti e negli ultimi 2 anni naturalmente abbiamo avuto dei problemi per le chiusure, la pandemia, il lockdown, la DAD, tutte queste cose qua. Non dimenticandosi il ritorno economico, perché affittare queste 5 stanze porta la sommatoria di canoni molto interessante per il proprietario, che non sarebbe mai riuscito ad ottenere affittando con un unico contratto ad un unico interlocutore. E capirai bene che trovare 5, 6, 7 ragazzi che riescono a condividere un contratto unico è praticamente impossibile. Se vuoi affittare anche te, magari dall'anno prossimo, perché quest'anno il periodo degli studenti, ormai siamo quasi alla fine di settembre, è passato, contattami, prepariamoci, ti consiglierò come arredare gli appartamenti con i letti, le scrivanie, la connessione internet e come impostare i contratti d'affitto. Ma non è mai troppo tardi. Se vuoi contattarmi, ti lascio i miei contatti e ti aspetto.